Fai un montaggio che mette. Allora, prima di tutto sono stancato montaggio per l'audio. Perché? Perché abbiamo fatto un picchetto alla Granarolo. Siamo lavoratori di SCB, quello che lavora dentro CTL. Sì, abbiamo fatto un sciopero per i nostri diritti. Abbiamo chiesto, c'è una trattenuta di stato di credito di 35% che hanno messo dentro la busta paga. Abbiamo chiesto di togliere via quello 35%. Hanno risposto, non hanno risposto fino adesso. Abbiamo fatto il picchetto quasi una settimana, due settimane. Stiamo sempre lì. E ogni tanto facciamo la sera, ogni tanto facciamo tutta la giornata. Il committente finale chi è lì? Committente? Granarolo. Però fino adesso loro non sono fregati per noi. Dicono che una volta è successo così, che abbiamo bloccato il camion e ci è arrivato un responsabile, dire quello camionista, che metti quello camion in mezzo alla strada. Poi hanno messo la strada, abbiamo preso anche video. Hanno detto così, metti in mezzo alla strada, blocchi la strada, così arrivano i poliziotti e vedono che hanno fatto bloccare la strada, che così diamo un picchetto con le gente che vanno via. Allora, quando abbiamo preso il video, abbiamo annunciato che abbiamo preso il video, poi è arrivato i responsabili a dire no, sposti quello camion. Ormai fai così, metti quelle persone straniere che ormai non ti fregare, metti sotto. C'è uno dei responsabili del magazzino della CTL e insomma invitava l'autista a forzare il picchetto. Sì. Ed è successo. Sì. È successo così, è arrivato sopra le gente, hanno messo due persone sotto e abbiamo chiamato l'ambulanza. È arrivata l'ambulanza e è arrivata anche polizia per fare il picchetto, però quando hanno visto la situazione non hanno dato il picchetto, perché abbiamo annunciato da fare il sciopero fino a mezzogiorno, abbiamo fatto il sciopero, poi abbiamo smesso di fare il sciopero. Poi sono arrivate anche delle lettere di contestazione da parte... Sì, sono arrivate le lettere di sospensione. Quando siamo arrivati all'Interporto, al Cogis, è arrivata anche la direttura dell'SGB, si chiama Paolo Schiavini. Abbiamo chiesto perché ha mandato quelle lettere di sospensione. Ha risposto così, che quelle lettere di sospensione sono illegittime. Ha parlato davanti a tutti, ci sono anche persone di carabinieri. Però, oppure hanno preso le persone a lavorare dentro il Cogifren senza il contratto, poi hanno scappato via, hanno cacciato via, che è arrivato il poliziotto e così a prendere una denuncia. Cioè loro vi hanno detto le lettere, le sospensioni sono illegittime. Però tanto il tempo. Sì, abbiamo chiesto di togliere via, ha risposto così, no, andate in tribunale, fate cosa che avete pari. Se andiamo in tribunale passano 2-3 anni, no? Non possiamo vivere senza stipendio 2-3 anni, non vogliamo morire senza stipendio. Tra l'altro nelle contestazioni si faceva anche riferimento al fatto che la Granarolo era stata lesa nell'immagine e si accusava i lavoratori. Cioè, no, l'immagine comunque dell'SGB, non del campo della Granarolo. Non gli mette il vista uno, dice. L'immagine SGB, vai a parlare Fulvio. E vi dicevano? Vi dicevano che hanno contestato comunque sia, che hanno creato danni all'immagine SGB, quindi ritenevano loro responsabili di questi danni e tutto, anche se dei futuri, se ci sono licenziamenti come del genere, o della perdita dell'appalto, quindi ci stavano già preparando comunque sia per pararci il culo, che quando escono danno la colpa ai lavoratori perché hanno perso l'appalto per colpa loro. E quindi l'ultimo picchetto che avete fatto? Un picchietto che avevamo fatto era dalle 3 di mattina, che non mi ricordo il giorno perché ho dormito 3 ore in 3 giorni, quindi faccio fatica. Com'è andato? Dalle 3 alle 7 è andato molto bene. Abbiamo bloccato comunque sia, era lo sciopero, diciamo, del blocco dei cappuccini, abbiamo bloccato i camioncini piccoli che portano il latte all'intera zona di Bologna, ai bar e quelle cose lì. E non è uscito neanche un camioncino, tranne 2 camioncini che andavano comunque sia agli ospedali e alle scuole. E poi? Poi dopo siamo partiti per Milano perché c'era comunque sia un convegno sulla sostenibilità organizzato dalla Granarolo, dove era presente anche il presidente Granarolo e anche il presidente della Coppa Adriatica. Noi ci siamo presentati là esternamente con la mucca che si rilassa adesso, esternamente con il manifesto della mucca, internamente siamo riusciti a entrare in poche persone, in
5-6 persone, però mentre parlava il direttore comunque sia del Museo di Scienze delle Comunicazioni, abbiamo interrotto praticamente la riunione, il convegno, manifestando comunque sia il problema dei lavoratori, comunque sì, facendo presente la sostenibilità di cui loro parlavano, è una sostenibilità che deve essere un po' a livello allargata anche ai lavoratori, perché quando il lavoratore prende 650 euro poi non riesce neanche a campare, quindi non è che poi fanno, gli abbiamo anche detto che non è che dovete fare poi una pubblicità umanitaria che diamo il latte ai bambini dell'ospedale, tutto, poi fate morire i bambini, cioè, dei lavoratori, capito? Abbiamo parlato di questo, abbiamo puntato molto a dirgli comunque sia che noi siamo degli esseri umani, contiamo comunque sia sul lato umano e della pubblicità che fanno loro non è che ci interessa molto, perché comunque sia è una pubblicità che è una pubblicità, quindi non è reale, e abbiamo invitato il pubblico comunque sia, se vogliono realmente vedere la Granarola e la Coppa Adriatica, a venire nei magazzini proprio della Granarola e della Coppa Adriatica a vedere le condizioni dei lavoratori, capito? Cosa che non c'è nel video, che è molto importante, che mentre uscivamo aveva già spento le cose, che quando siamo usciti c'è stato proprio l'applauso comunque sia di quelli che erano andati a vedere il convegno, capito? Quindi è stata una cosa abbastanza grossa. Quelli, presidente della Coppa Adriatica e presidente della Granarola, non sono neanche alzati per dire niente, badavano solo a dire dopo faremo l'intervento, tutto, però io ho ribadito comunque sia, qualunque sia stato l'intervento di ieri che ha fatto lui, qualunque sia stato la protezione, perché lui avrà fatto un intervento di protezione per l'immagine Granarola della Coppa Adriatica, io ho ribadito comunque sia, se vogliono vedere realmente la pubblicità Coppa Adriatica e Granarolo devono venire nei magazzini, e quello è importante. Basta. Fuori come andava nel frattempo? Fuori lo striscione spiegava tutto. Gli operai che stavano sotto la merda, il padrone che mangiano soldi e dichiarano uno stato di crisi, che l'operaio in cui non c'entra niente, con gli altri compagni non ci hanno lasciato niente da dire, hanno detto tutto. Tre settimane di... abbiamo iniziato con un sciopero legittimo, poi dopo subito dall'altra parte abbiamo avuto sospensione, minacce e cose del genere. Siamo passati a un altro passo, quello di fare il picchetto. Il picchetto non ha servito niente, perché appena iniziamo il picchetto arrivano i poliziotti e sgombrano tutto. Noi quando li chiamiamo per fare denunce, per tentare a rientrare dentro, non ci lasciano. Allora dobbiamo fare altri passi, altre maniere per portare il nostro messaggio a un buon fine. Siamo andati lì nell'assemblea di Granarolo insieme a quelle che era insieme a quella di Coppa Adriatica, gli abbiamo fatto una brutta figura e abbiamo spiegato a tutta quella gente che stava nell'aula la situazione, la realtà, la cosa, che tutto quello che stavano dicendo è una cazzata, stanno raccontando delle cose che non sono vere, che tutte quelle, quello che dicono che loro aiutano il popolo e i popoli poveri e tutta quella roba lì è solo una cazzata. Adesso si tratta di aziende che comunque tengono molto all'immagine. Loro le abbiamo detto pure che guarda che questa immagine non è che questi operai che le stanno distruggendo, è la Granarola insieme al Coppa Adriatica che stanno distruggendo la loro propria immagine con tutti questi tipi di sfruttamenti, tutti questi tipi di arroganza che stanno applicando sull'operaio. E prossimi giorni ci saranno altri passi avanti e noi cerchiamo sempre a portare avanti la nostra lotta fino alla vittoria, fino a portare la dignità e la busta paga giusta all'operaio. Quali sono secondo voi il vostro punto di forza? Qual è? L'unità, e noi siamo uniti fino a che ce ne avremo i nostri diritti.